particolarmente emozionato, maestro, a consegnargli attraverso una pergamena le chiavi della città. Emozionato e avverto il privilegio di questo momento, qui nel conservatorio, che voglio ringraziare perché considero questo luogo pieno di giovani, pieno di maestri, pieno di persone che in qualche modo ci ricordano ogni giorno che il conservatorio è un bene comune dell'umanità, di quel processo culturale che vuole con il tempo far mettere al centro della nostra azione quotidiana la persona al posto del denaro. Per noi è un momento importante perché riteniamo che la musica ci possa aiutare a liberare le coscienze, liberare la mente, superare i confini, superare i vincoli. Io sono certo che se vogliamo sconfiggere la corruzione, le mafie, quella tanto decantata questione morale, non dobbiamo puntare tanto sullo Stato, sui magistrati, sulle forze dell'ordine che pure fanno un grande lavoro, ma dobbiamo puntare sulla cultura. E quindi dalle poche parole che ci siamo scambiati prima mi ha colpito una sua affermazione, quando ha detto: noi dobbiamo fare in modo che non siamo ricordati nel futuro per essere stata la parte della storia della musica, ma possiamo attraverso i giovani, soprattutto della nostra città, rappresentare l'attualità della musica. Noi forse abbiamo tanti difetti e tanti limiti, ma abbiamo un primato che a me è molto caro. Ancora oggi, con tutta la migrazione di cervelli, Napoli è la città d'Europa che ha il più alto numero di giovani. Questa è una grandissima risorsa, perché io sono convinto che attraverso una rivoluzione culturale, rimettendo le persone al centro della nostra azione quotidiana, noi possiamo sconfiggere il degrado, possiamo sconfiggere la corruzione e le mafie. E tanti ragazzi che nella vita hanno sbagliato, ho notato nell'incontrarli, nel parlare con loro, che quando hanno scoperto la poesia, la letteratura, la musica, la cultura, non hanno più sbagliato. Io sono convinto che chi nella vita incontra in qualche modo la cultura farà i suoi errori, farà i suoi sbagli, ma non sarà mai una persona cattiva dentro. Quindi la vera rivoluzione è quella della cultura. E poi la musica, anche nei momenti più difficili, è quella che ti dà conforto, che ti fa liberare, che ti fa guardare oltre. E Napoli, tra le città del mondo, è quella che è più senza confini, più libertaria, più anarchica, con una grande sete di giustizia e un'insofferenza certe volte per le regole formali. Insomma, avremo tanti difetti e tanti limiti, ma tra i napoletani abbiamo anche lei, maestro Muti, e questo è per noi un motivo di grande privilegio ed è un grande momento di rilevanza della potenza della nostra città. Voglio chiudere su questo. Io sono convinto che Napoli ha una grande potenza perché è una città piena di creatività. Non lo so se perché abbiamo i vulcani, abbiamo il bradisismo, abbiamo la solfatara, abbiamo i campi flegrei, non lo so. Abbiamo la creatività al di là del bene e del male. Certe volte utilizziamo la creatività verso il male. Se siamo bravi attraverso la cultura a spostare il baricentro della giustizia verso il bene, io penso che questa è una città che attraverso la cultura e i suoi giovani può scrivere delle pagine importanti. Questo non è un gesto formale, questa lettura della pergamena l'abbiamo voluto fortemente come amministrazione comunale, nella convinzione di interpretare un comune sentimento della nostra comunità e della nostra città. Grazie maestro Muti per essere qui stasera con noi. Considerato che il maestro Riccardo Muti, nella sua lunga e fulgida carriera artistica, in cui ha sempre riscosso entusiastici consensi da parte del pubblico e della critica nazionale ed internazionale, ha portato alto il nome di Napoli nel mondo, che egli ha diretto le più prestigiose orchestre, ricevendo le massime e innumerevoli onorificenze quale tributo alla sua immensa arte e alla sua instancabile attività culturale, che è universalmente e unanimemente apprezzata e riconosciuta. Che egli ha sempre manifestato il suo profondo attaccamento alle sue radici napoletane, dove è nato e si è formato artisticamente studiando pianoforte con l'indimenticabile maestro Vincenzo Vitale e diplomandosi con lode allo storico Conservatorio di Musica di San Pietro al Maiello. Il maestro Muti a tal proposito ha parlato di scuola napoletana della musica e della cultura partenopea dominatrice del mondo, per sottolineare che la nostra città possiede un tessuto culturale che ha un valore sicuramente superiore a ciò che le viene invece evidenziato e attribuito. Napoli, pur essendo una città complessa e difficile, incarna la civiltà. Egli ha affermato:
Qui c'è tenacia, precisione, una mentalità nello studio, addirittura teutonica, caratterizzata da un'attenta e ferrea disciplina. Ecco perché il maestro Muti ribadisce che bisogna stare vicini alla città, dove è passata la storia della cultura musicale e artistica del mondo intero. Visto che si è fortemente adoperato per il dialogo tra i popoli e per la pace, proponendo e dirigendo memorabili concerti in alcuni luoghi simbolo della storia sia antica che contemporanea, quali Sarajevo, Beirut, Gerusalemme, Mosca, Erevan, Istanbul, New York, il Cairo, Damasco, il Genio, che è proprio lo spirito del Forum Universale delle Culture, di cui il maestro Muti sancisce in modo così prestigioso la chiusura delle attività, si caratterizza nel promuovere il dialogo interculturale e la conoscenza tra i popoli attraverso la riscoperta della diversità quale valore dell'umanità, dello sviluppo umano sostenibile e pacifico. Per tali motivazioni e per sancire il legame indissolubile con la sua città natale, conferisco quale onorificenza al maestro Riccardo Muti le chiavi della città di Napoli, il segno di infinita stima, grande affetto e profonda gratitudine. Conservatorio di Musica San Pietro a Maiella, 9 dicembre 2014, qui sì.